Care mamme e cari papà, buongiorno, sono Rosanna, educatrice dell'asilo Nido Domino. Oggi mi piacerebbe suggerirvi il gioco degli odori e dei profumi. È una proposta di gioco che si trova all'interno del nostro percorso didattico di quest'anno, che avevamo iniziato ma che purtroppo si è interrotto all'improvviso. Abitualmente noi accompagniamo in asilo i bambini a riconoscere e distinguere vari stimoli sensoriali provenienti dall'esterno. Infatti sappiamo tutti che in questa fascia di età i bambini sono completamente immersi in una realtà fatta di svariati stimoli sensoriali, da quelli visivi e tattili a quelli uditivi, olfattivi e gustativi. Ecco perché mi piacerebbe che anche a casa voi proponete queste esperienze sensoriali ai vostri bambini. Può essere un'occasione di scoperta e apprendimento. Proponendo durante questo gioco odori e profumi, i bambini allenano e affinano il senso dell'olfatto. Inoltre imparano a riconoscere, distinguere, nominare, associare profumi, odori e aromi vari agli elementi di appartenenza. Questo gioco è coinvolgente anche dal punto di vista emotivo, perché non so se avete mai sperimentato di sentire odori o profumi qualche volta e immediatamente riaffiorare nella mente un ricordo legato all'infanzia. Ebbene, lo scopo di questo gioco è anche questo, di lasciare impressa nella memoria emotiva dei bambini un ricordo legato all'infanzia attraverso appunto odori e profumi. Se poi questa esperienza è condivisa con papà, mamma, c'è anche un fratellino o una sorellina, il ricordo avrà ancora più valore. Organizzare a casa questo gioco è molto facile perché occorrono elementi di uso comune, come per esempio foglie di basilico, di mento, origano, rosmarino, oppure caffè, aglio, aceto, oppure dei profumi artificiali come varie fragranze profumate o degli agrumi. Io oggi, per fare l'esempio, ho preso in considerazione i limoni. Individuati gli elementi con cui andare a giocare, vi disponete in un piano basso accanto al vostro bimbo o alla vostra bimba, dove solitamente giocate insieme, e introducete il limone. Vedrete che spontaneamente i bambini inizieranno a giocare con questi limoni, li terranno fra le mani ed è proprio in questo momento che si attiva la fase esplorativa, in cui appunto entrano in gioco tutti i sensi, perché i bambini toccando il limone intanto sentiranno la buccia ruvida, e poi grazie al senso della vista vedranno e individueranno subito che si tratta di limone e se chiedete il colore vi sapranno rispondere, tranne se non sono bambini proprio piccolini e quindi voi magari dovete dire il nome e il colore, così cominciano a familiarizzare con questi nuovi vocaboli. Poi tenendoli fra le manine ne percepiranno il peso, la consistenza, la grandezza, oppure osserveranno anche la rotondità e magari cominceranno a rotolare e a giocarci come se fosse una palla, chissà. Dategli tutto il tempo per fare queste scoperte e queste conoscenze ai bambini, è importante. E poi più avanti sbucciate la frutta e date la buccia. E immediatamente i bambini la schiacceranno tra le dita e si sprigiona l'odore e quindi vengono a conoscenza anche con il profumo del limone. Se volete anche stimolare il senso del gusto, potete dare qualche goccina di limone e vedete la reazione che avrà il vostro bimbo o la vostra bimba appena sentirà questo sapore aspro. Poi mi è sembrato carino aggiungere durante questa attività anche della pasta di sale, perché i bambini amano giocare a manipolare con la pasta di sale, perché possono affondare appunto la buccia oppure mettere qualche goccina in maniera tale che la pasta di sale si profuma e i bambini stanno maggiormente a contatto con questo profumo. E un consiglio che vi voglio dare è più avanti, quando poi andate introducendo altri elementi, dovete dare sempre il tempo ai bambini di sperimentare durante la fase esplorativa e di conoscenza e dargli sempre tutto il tempo a disposizione. E poi in un altro giorno magari proponete gli odori più forti del caffè, aglio, aceto. I bambini hanno bisogno di sentire anche questi odori e riconoscerli e ripetergli anche il nome per ogni elemento. E quindi è l'occasione per sollecitare i piccoli a esprimere le loro sensazioni. Se volete, più avanti potete anche giocare con i sacchetti profumati, dove all'interno verranno messi gli elementi con cui avete giocato in precedenza e vedere se i bambini li riconoscono. Per
Per concludere, ho pensato anche al gioco dei guanti profumati, dove ho messo all'interno del cotone idrofilo con del profumo. Poi ho chiuso il guanto e l'ho forato perché mi sono immaginata io questi bambini che giocando con il guanto in questo modo fuoriesce dai fori appunto la fragranza e i bambini riuscirebbero a individuare l'odore del profumo di mamma e quello di papà. Spero che gradirete questo gioco e un bacio a tutti voi e ai vostri bimbi.